Francesco Casolla, allora, quest'oggi una vittoria netta del Brann nel derby con la Codornero, per te gol e assist, insomma, partita perfetta. Diciamo che sapevamo dell'importanza della partita, perché ne abbiamo parlato durante la settimana, che dovevamo dar continuità. Sappiamo che in casa abbiamo fatto fatica in alcune partite, quindi eravamo molto concentrati e la squadra ha risposto veramente alla grande. Abbiamo fatto una partita, secondo me, perfetta, anche se i primi 10 minuti li abbiamo regalati, però abbiamo reagito bene. Da squadra matura stiamo crescendo e i risultati si vedono. Siete stati bravi a reagire subito, no? Perché dopo aver preso gol la partita poteva complicarsi, no? Contro una Prodonero in forma. Sì, invece... sì, infatti la Prodonero è partita subito forte, noi lo sapevamo, però siamo partiti un po' titubanti. Poi dopo abbiamo avuto, ti ripeto come ho detto prima, che abbiamo avuto carattere a reagire subito e abbiamo portato subito la partita come volevamo. Davanti tu e Giglio, una prestazione di alto livello, no? Con buoni segnali sia per il risultato sia per il gioco. Guarda, ti dico la verità, io e Antonio abbiamo instaurato un rapporto subito di grande intesa e anche fuori dal campo, subito, e infatti si vede anche in mezzo al campo. Siamo partiti inizialmente un po' così come tutta la squadra, infatti le prime due partite eravamo in difficoltà. Poi dopo si vede l'intesa, si vede in mezzo al campo, si vede fuori e i risultati vengono, anche le giocate vengono. Anche oggi abbiamo fatto 4-5 giocate importanti dove ci hanno portato il gol. E... molto bene. Ti chiedo ancora una cosa sul campionato che può fare questo Bra, che state uscendo fuori comunque bene dopo un inizio di campionato così, adesso insomma i risultati cominciano ad avere ragione. Guarda, sembrano frasi fatte, ma noi... ne parliamo nello spogliatoio, pensiamo partita dopo partita, perché siamo una squadra giovane e dobbiamo pensare partita dopo partita. Stiamo uscendo fuori, ne siamo consapevoli del potenziale che abbiamo, però pensiamo partita dopo partita perché ci può essere uno sbandamento e quello che non vogliamo.